Benvenuti a TG360, l'informazione flash a cura della redazione di Arretti Acquesio. Igles Corelli, lei insieme allo chef Danilo Ciavattini, protagonista della tappa al Hotel Brufani della Chef's Cup 2016, tema di quest'anno i fumetti, cosa propone? È un piatto apparentemente può sembrare strano, ma è legato ai colori e alle sensazioni del fumetto. Ed è un risotto fucsia e blu con un gelato bianco, quindi ci sono dei colori particolari, ma la cosa particolare sono anche le consistenze, perché oltre ad essere un risotto con la rapa rossa e il cavolo viola e il gelato al crème, c'è anche un riso nero selvaggio soffiato e del finger lime, che sono delle piccole palline di lime che in bocca danno questa sensazione di fresco. Quindi consistenze e colori legati un po' alla pop art, insomma. Come si sta trovando a lavorare con quest'altro chef con cui si trova durante questa tappa competizione? Bene, ci conoscevamo solo via telefono, ci siamo capiti subito, in più anche con lo chef dell'albergo ci siamo trovati benissimo, di conseguenza può venire fuori solo una bella serata. Danilo Ciavattini, anche lei tra i protagonisti di questa serata all'Hotel Brufani per la Chef's Cup. Il tema di questa edizione è il fumetto, anche a lei chiedo cosa propone. Allora, io propongo il nido di Paperone con le verdure e l'orto qua. E, diciamo così, sono partito, ho fatto una ricerca di questi fumetti, alla fine ho trovato un fumetto di Paperone, insomma, nel quale il titolo era Zio Paperone e la campagna in città. Quindi la campagna in città è stata sempre una parola che ho utilizzato quando ho lavorato nelle grandi città, cioè l'idea di portare la cucina di campagna, la cucina un po' che mi appartiene, all'interno di una città e non lasciarsi influenzare da una cucina più internazionale che vive, diciamo così, le grandi metropoli. E quindi ho letto un po' questo fumetto, e la storia racconta che c'era, insomma, Zio Paperone che praticamente aveva fallito con un'industria di frutta e verdure, e c'era Nonna Papera che promuoveva queste cose, questi prodotti bio a chilometro zero. Poi dopo, insomma, Zio Paperone ha capito dove voleva lavorare e ha creato, diciamo così, un'industria che distruggesse quello che proponeva Nonna Papera, e così via ha creato questa fabbrica di prodotti sofisticati, che poi alla fin fine si è andata distruggendo. È rimasta sempre l'idea che comunque sia le verdure è una cosa fondamentale, e quindi è giusto reperirle quanto più vicino possibile, insomma. Stefano Chiesa, l'Hotel Brufani Palace ospita anche quest'anno una competizione molto importante di qualità che vede insieme chef stellati, che è la Chef's Cup. Una grande soddisfazione. Assolutamente sì, è la quarta edizione che abbiamo l'onore di ospitare, non solo come Hotel Brufani ma come Sinhotels, e quest'anno probabilmente è un onore in più e un gemellaggio in più, perché anche Sinhotels parla stellato, visto che anche nella nostra compagnia è arrivata una stella Michelin nel ristorante del nostro albergo di Roma, il Giuda Ballerino, e quindi è un motivo in più per rinnovare questa gemellaggio tra IMAF Chef Cup e Sinhotels. Chef stellati proporranno una grande qualità a cui il Brufani è abituato alla città. Assolutamente sì, queste sono occasioni che sono utili per tutti, e non nascondo, anche per noi, che ospitare degli chef di questo calibro portano un know-how che è una motivazione in più anche per noi. 5 minuti fa ero in cucina e c'era il nostro staff di cucina dell'albergo che gravitava intorno ai due chef e sembrava un po' di tornare a scuola, con la curiosità di imparare appunto cose nuove, idee nuove, creatività. È un'arte anche questa. Con questo è tutto, TG360, l'informazione flash a cura della redazione di Arretti Acquesio, torna puntuale tra un'ora.